Dal 95 la città di Lugano si è data un regolamento per l'assemblea consultiva dei giovani. Dopo pochi anni è stata dismessa, il regolamento c'è ancora, ma l'assemblea comunale dei giovani non viene più organizzata dai 15 ai 18 anni. Sappiamo che c'è a livello cantonale, ma a livello comunale quella legge è morta. Abbiamo sentito in commissione petizioni Claudio Chiapparino, come esperto di politiche giovanili comunali, il quale ci ha detto che è funzionata per un paio di anni e poi i ragazzi, forse perché è calata dall'alto, non lo so, hanno cominciato a diminuire e addirittura a coalizzarsi in gruppi, e questo evidentemente dava forse anche fastidio. Allora chiedo a tutte le forze politiche qui presenti se siete d'accordo di sollecitare una cosa in questo senso, se siete d'accordo che ci sia anche a livello comunale, una città ambiziosa e grande, o comunque che sta ingrandendosi come Lugano, un consesso consultivo dei giovani. Sì, in principio sì, nel 96 ricordo ancora il Parlamento dei Giovani a Berna, è stata un'ottima esperienza. Tutto quello che va nella direzione della civica, di sensibilizzare, ben venga. Bel esperimento sociale, quello della nascita spontanea e endogena dei gruppi, delle coalizioni. Non sapevo. Edoardo, pure. Favorevole a questa iniziativa nella misura in cui questa assemblea non diventa una modalità per poi sciacquarsi le mani di quella che è la politica giovanile, perché spesso si creano chiaramente in modo verticistico, senza un reale interesse politico, una volontà politica ben precisa, si costituiscono questi consigli dei giovani, dopodiché nel momento in cui questi cominciano ad avere veramente un peso istituzionale abbastanza importante, perché pian piano si smantellano, perché cominciano veramente ad essere un contrappeso importante. Basta citare il Consiglio Cantonale dei Giovani, quando si è cercato di dargli un'impronta anche un po' più politica e non meramente consultativa, ecco che questa deriva, a quanto pare, non tollerabile, è stata arginata subito. Innanzitutto preferisco che ci siano tanti giovani in consiglio comunale, dopo per il resto non sono contrario, se la cosa funziona, bisogna anche farla funzionare bene. Non penso che sia però una priorità per Lugano adesso creare questo consiglio dei giovani che poi probabilmente non interesserebbe neppure direttamente. Non so sul tornare intorno a domanda di più Aspetta, che sta velocemente. rispondendo alla mia lui. No, solo Scusa. che secondo me sarebbe un provvedimento abbastanza buono, abbastanza positivo da te quindi a sostenere, perché in questo modo trovo che i giovani potrebbero davvero avvicinarsi a quello che è il mondo della politica, a questo mondo dal quale loro si, cioè, da quale, a questo mondo dal quale trovo si trovano, siano abbastanza estraniati. Quindi questo se penso sia il primo gradino che permette ai giovani di avvicinarsi in modo più concreto alla politica. Volete aggiungere qualcosa, se no passiamo alla domanda successiva. Certamente tutto ciò che è coinvolgimento della popolazione, delle varie fasce di popolazioni è da auspicare, ma riabbracciando quanto detto da Pulino, la cosa importante è poi avere i giovani nelle sedi istituzionali, che è lì dove si decide, quindi in Consiglio Comunale, perché no, nell'esecutivo.